di una persona che si sta muovendo con onestà, ci stiamo muovendo con onestà, ci stiamo muovendo nella considerazione che le nostre attività sono state indirizzate a migliorare quello che è il territorio. Non dimentichiamo che questa è un'amministrazione che sta dando una risposta concreta e positiva per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda soprattutto le infrastrutture. Vorrei ricordare il rispetto del denaro pubblico è stato alla base della nostra attività. Vi ho dato dei dati inconfutabili sui quali potete disquisire, ma certamente non potete assolutamente modificarli, perché la verità è che noi abbiamo tolto i debiti della provincia e l'abbiamo resa una delle più virtuose, al punto che su sole 24 ore avete potuto leggere che grazie alle nostre attività finanziarie economiche la provincia è una tra le 24 più virtuose d'Italia, e questo ci vuole dire dal governo nazionale. Ho solo lavorato per dare rispetto alla collettività che mi rispetta, cioè quella collettività lontana dalle poltrone comode, lontana dalla politica cosiddetta seria, perché capisce che qui c'è una persona che lavora sinceramente, in maniera trasparente, fino a questo momento ha fatto gli interessi della provincia, rendendola una delle più virtuose. E non parliamo soltanto dal punto di vista del risanamento economico, ma anche della dignità che abbiamo ridato al mondo del lavoro e ai dipendenti, che qui sono un valore aggiunto. Vedete, amministrare credo che sia una cosa molto, molto difficile, poi amministrare con serietà diventa quasi impossibile, perché dovremmo cercare di cambiare cultura, dovremmo cercare di cambiare mentalità, dovremmo cercare cioè un nuovo modo di pensare e di vedere la cosa pubblica, che non può essere sicuramente una sorta di flipper o di slot machine, dove bisogna chiedere dei soldi e siamo amici se questi soldi arrivano, non siamo più nulla se questi soldi non potranno arrivare. E allora succede che si cambia registro, la provincia cerca di assumere un assetto serio che si preoccupa più delle cose serie che non della festa della cipolla o della festa della marmellata, ma che si preoccupa del fatto che in tutta la provincia non c'è un chilometro di autostrada, che i paesi della montagna sono totalmente isolati a se stessi, che i paesi, anche quelli che stanno più a monte, che stanno a mare, praticamente sono ognuno frastagliato, ognuno per conto suo, che non c'è una sinergia nella quale non c'è un programma serio di intervento. Siamo e vediamo tutti e viva quanto dopo 25 anni riusciamo ad avere un finanziamento.